tutti, finalmente riesco a girare il video sulla skincare routine che mi avete chiesto in tantissimi, perché è da un po' in effetti che non vi aggiorno su quello che mi metto sulla faccia. Scusate la luce alquanto da Casper, ma è sera tardi e volevo fare questo video in una giornata proprio dove praticamente non sono truccata, per farvi vedere anche un pochino la mia pelle e soprattutto, appunto, essendo sera tardi, non mi sono messa a montare luci, ho messo solo la ring light che fa un effetto un po' così aiuto. Perdonate questa luce, ma tanto voi quello che interessa sono i prodotti in realtà. Allora, faccio una premessa per chi non avesse mai visto i miei video sulla skincare routine o capitasse su questo canale per la prima volta. Vi parlo un attimino della mia pelle velocissimamente per farvi capire appunto poi come è strutturata la mia skincare routine. Oggi parliamo della skincare routine del mattino. Ci sarà poi il video sulla skincare routine della sera, li divido in due parti semplicemente perché sennò avrebbe un video troppo lungo. Allora, la mia pelle è mista, ha tendenza acneica. Ciò significa che io ho un'acne tardiva, perché ho iniziato ad avere l'acne verso i 25 anni, adesso ne ho 33. La fase più buia, diciamo, della mia acne è stata tra i 28 e i 29 anni, dove ho avuto veramente degli sfoghi terribili che non andavano via con niente. Sono poi incappata, per fortuna, nel mio dermatologo, che è quello che mi cura attualmente, che mi ha risolto praticamente la situazione. Ovviamente, essendo la mia un'acne ormonale, sono soggetta a dei rash, quindi a degli sfoghi estemporanei, soprattutto in concomitanza del cambio di stagione o se sono particolarmente stressata o particolarmente stanca. Però diciamo che tutto sommato ormai la mia acne è sotto controllo, ovviamente non è scomparsa perché la mia pelle appunto tende a sfogare, soprattutto appunto quando sono sotto stress. Pelle mista perché? Perché d'inverno è tendenzialmente secca nella zona, diciamo, qua delle guance e anche un po' del naso tende a spellare. D'estate diventa più normale e tende a lucidarsi un pochino, soprattutto ai lati del naso, perché nella fronte e nel mento non mi lucido particolarmente. Anche d'inverno tendo a lucidarmi un pochino in questa zona qua, però tengo tutto abbastanza sotto controllo con un po' di cipria, tranquillamente. Non uso quindi prodotti particolarmente aggressivi, prodotti specifici per l'acne, per la pelle grassa, perché la mia non è una pelle grassa, è comunque over 30 e ha bisogno quindi anche di un po' di anti-age e di maggiore idratazione. Questa quindi è la mia pelle. Oggi mi mostro praticamente senza trucco, ho messo solamente un pochino di correttore, un pochino di blush, un velo di mascara e un prodotto labbra che vi mostrerò perché fa parte della skincare routine. In realtà è un olio labbra idratante. Per farvi vedere appunto un pochino com'è la mia pelle in questo momento. Ovvio, non sono completamente struccata, ho coperto un pochino le magagne, però come vedete ho uno sfogo da questa parte del viso che è abbastanza attivo. Sono due o tre brufoletti che mi sono usciti due o tre giorni fa, quindi sono nella fase proprio infiammatoria. E di qua più o meno la situazione è sotto controllo. Diciamo che fino a una settimana fa la mia pelle stava abbastanza bene. A seconda della fase del ciclo in cui mi trovo ci sono varie problematiche. Ho un pochino di pori dilatati, soprattutto appunto qua ai lati del naso dove tendo a lucidarmi, però appunto altre particolari problematiche. Per fortuna non ho moltissime rughe perché comunque ho sempre curato molto la mia pelle. E quindi questa è la situazione. Non fate caso ai miei capelli oggi, che sono veramente senza un senso, ma vabbè. Cioè, tra l'altro li ho tagliati un bel po', cioè voi direte sono lunghi, cosa hai tagliato? Ma erano molto più lunghi, ve lo assicuro. Li ho tagliati un bel po', ho accorciato i ciuffi qua perché erano super lunghi, mi arrivavano qua. Volevo ridare un po' un senso a questi capelli. È andato via il degradé ovviamente perché tagliandoli è andato via, ma penso che lo rifarò prima dell'estate, schiarirò un po' qualcosa. Però oggi c'è un tempo ignobile qua a Genova, sta piovendo da praticamente 4 giorni ininterrottamente e non se ne può più, e quindi i miei capelli, ciao, sono mossi, diventano crespi, che più crespo non si può. Ma chiusa la parentesi capelli, io partirei con il farvi vedere alcuni prodotti, appunto, che sono quelli che utilizzo per la mia skincare del mattino. Allora, appena sveglia,
ovviamente lavo il viso. Sto alternando due prodotti che mi stanno piacendo moltissimo entrambi e sono tutte e due delle mousse detergenti. La prima che vi mostro è questa di Darphin, che fa parte della linea Intral, è la mousse douceur nettoyante, quindi la mousse detergente alla camomilla ed è per pelli sensibili. Questa mi è stata inviata tramite Octoly, che ringrazio ovviamente. Sono stata felicissima di provarla perché non avevo mai provato nessun prodotto Darphin finora. Era un brand che mi incuriosiva tantissimo, è un brand che si trova online, hanno il loro sito e in farmacia. Mi trovo benissimo, è una mousse, sono più o meno a metà, non so se voi vedrete qualcosa. È una mousse molto leggera, però quando poi va in rottura sul viso diventa molto molto morbida e idratante. Sentite proprio la parte idratante una volta che la massaggiate sul viso. Si sciacqua in un battibaleno, io metto due pushate di solito, sono sufficienti, e mi lascia la pelle morbidissima e mi sta piacendo veramente tanto. Quindi al mattino parto con questo step per togliere un po' anche tutti i prodotti, le cose che ho messo la sera. L'altra mousse che sto utilizzando da una ventina di giorni e che mi sta veramente piacendo tantissimo è di un brand che è appena uscito sul mercato, è stato appena lanciato e che mi ha gentilmente inviato alcune delle sue referenze da provare. Hanno varie linee, vi metto comunque qui sotto il link al sito così potete andare a vedere tutto quanto, e vi anticipo già che se volete fare degli acquisti online avete uno sconto del 10% utilizzando un mio codice che è FairyMoonBeauty10, ma vi riscrivo comunque tutto qua sotto così non vi sbagliate e avete tutto quanto. Il brand si chiama Apsogos ed è un brand sardo che mi ha appunto contattato e mi ha chiesto di scegliere alcuni prodotti delle loro linee da testare. Io ho scelto per il viso la linea illuminante, quindi la linea Brightening, ed è appunto il primo prodotto, il Bright Cleansing Foam, che è sempre una mousse detergente. Allora, qui la scheda proprio del prodotto, in modo che io vi possa dare una spiegazione un pochino più dettagliata di quello che fa questo prodotto. Allora, questa mousse contiene dei tensioattivi ultra delicati che appunto vanno a pulire la pelle ma senza aggredirla, estratto di uva orsina che svolge appunto un'azione illuminante perché contiene arbutina. L'arbutina è una sostanza che dà molta luminosità e soprattutto è molto schiarente. Poi contiene estratto di liquirizia che anche questo ha un'azione illuminante, estratto di achillea che oltre ad illuminare protegge e tonifica la pelle, e acido lattico che quindi va a fare una leggera esfoliazione promuovendo il turnover cellulare della pelle. Allora, questa mousse mi sta piacendo tantissimo, è un pochino più consistente di quella di Darphin, è sufficiente per me una pushata perché ha proprio una consistenza in mousse ma quasi, sembra quasi panna montata. Ha un profumino delicato quasi inesistente, non dà quindi fastidio una volta applicata. Mi sta piacendo molto perché innanzitutto l'effetto illuminante è immediato, appena io vado a risciacquare il viso vedo proprio questo effetto glow su tutta la pelle. Quello che noto soprattutto maggiormente è anche l'effetto tonificante, perché vedo proprio che la pelle dopo è super compatta e luminosa. Appunto, mi sta piacendo tantissimo questa mousse, la sto usando appunto da una ventina di giorni, non sono neanche a metà perché comunque ne basta meno rispetto a quella di Darphin, e per cui mi durerà un bel po'. Quindi se cercate qualcosa di più delicato e basico vi consiglio quella di Darphin, se invece volete un quel qualcosina in più, un effetto un pochino più visibile, più illuminante, più ricompattante, o magari appunto avete un'età un pochino più adulta, vi consiglio assolutamente di provare questa di Apsogos, perché comunque c'è uno studio dietro a questi prodotti, una ricerca appunto negli ingredienti che si vede proprio, si nota assolutamente nella formulazione di questi prodotti. Successivamente vado ad applicare un tonico. In questo periodo sto utilizzando questo prodotto che è una via di mezzo tra un tonico e un essence. Non è proprio un essence perché non è così spessa, diciamo, come texture, ma non è neanche un tonico perché è un pochino più ricca come acqua. E sto parlando di questo prodotto di Pulp de Vie, che è un brand francese che fa tutti i prodotti di origine naturale,
E questa qui è una broom siero per le prime rughe. Quindi è una broom, uno spray idratante e calmante e tonificante. Come vedete non mi manca moltissimo, la sto usando da qualche mese. Mi sta piacendo da morire. Io non la vaporizzo direttamente su tutto il viso, ma vado a spruzzarla sulle mani, vado a fare così e poi vado a picchiettarla su tutto il viso perché ha un erogatore che spara un po' troppo, va un po' troppo mirato, quindi non nebulizza uniformemente il prodotto. Preferisco quindi spruzzarla sulle mani e mi dà un effetto alla pelle meraviglioso, mi risveglia subito, ha un profumo fenomenale, fresco, proprio di pesca, di albicocca, di frutta estiva, e appunto il 100% degli ingredienti è di origine naturale e vengono dall'agricoltura biologica. Contiene principalmente frutta e piante, quindi rosa damascena, amamelis, melissa, e quindi è veramente ottima e non ha neanche un costo eccessivo. Questi prodotti li trovate sul sito, qua almeno dove li ho comprati io, Nuvole Blu, che è un sito di e-commerce che vende prodotti bio. Successivamente quindi al tonico vado ad applicare un contorno occhi. Sto alternando due contorno occhi, uno perché lo sto finendo ma non è che mi stia piacendo granché, ve lo faccio vedere comunque, ed è il contorno occhi dei Provenzali, è il contorno occhi idratante ad azione rigenerante con olio di rosa moscheta. Qua dice effetto sguardo luminoso, però sinceramente me ne manca tanto così, quindi sto cercando di finirlo. Io non ho visto granché, non ho visto grandi risultati e non è neanche così particolarmente idratante. Questo è un contorno occhi molto basico che secondo me può andare bene per delle pelli molto giovani e comunque più nel periodo caldo estivo, perché in inverno non è sufficiente. Io l'ho aperto in inverno perché comunque con l'olio di rosa moschetta pensavo fosse molto più nutriente e invece non è sufficiente per il mio contorno occhi, che da quest'anno inizia a essere un pochino più secco rispetto a prima. Allora lo sto alternando con l'All About Eyes Rich di Clinique, che vi ho fatto vedere in un video haul recentemente. L'avevo preso inizialmente per usarlo di sera, ma di sera per me non è comunque ancora abbastanza nutriente, allora l'ho switchato, l'ho passato all'utilizzo mattutino, perché sì, è un balsamo, ha una consistenza molto compatta, però si assorbe velocissimamente e non è pesante sotto il trucco, quindi io mi sto trovando benissimo a utilizzarlo di giorno. Io avevo già usato tante volte l'All About Eyes classico. Ho provato a prendere quello Rich perché appunto avendo bisogno di un qualcosina in più mi ricordavo che l'altro era un pochino più leggerino. Successivamente al contorno occhi vado ad applicare un siero e sto utilizzando in questo periodo il mio amatissimo acido ialuronico più vitamina B5 di The Ordinary. Questo brand io lo adoro, ho provato varie cose e mi sono piaciute tutte. Il fondotinta è uno dei miei quello full coverage è uno dei miei fondotinta preferiti in assoluto, perché copre ma non è troppo opaco e non è pesante sulla pelle. Questo è già il secondo boccettino e sono già a metà del secondo, come potete vedere. È semplicemente acido ialuronico, mi dà un effetto rimpolpante, illuminante e distensivo alla pelle. Incredibile, costa pochissimo, mi sembra sui 6-7 euro e quindi lo sto adorando, ha la sua fantastica pompettina. Io vado a mettere un po' di prodotto sulle palme delle mani, vado a picchiettarlo sul viso e mi sveglia proprio immediatamente al mattino, soprattutto io mi alzo abbastanza presto perché comunque lavoro in un ufficio, mi alzo verso le 6:30, ho bisogno di una sferzata di energia per svegliarmi e questo prodotto mi sta piacendo proprio tanto tanto tanto, vedo proprio la differenza quando lo uso e quando non lo uso, soprattutto mi va anche a riempire le linee d'espressione e quindi la pelle risulta proprio più rimpolpata. Passiamo quindi poi agli idratanti, che è l'ultimo step che faccio al mattino. Come vedete sono un po' di cose ma che alterno e sono molto veloci da applicare, anche perché veramente in 10 minuti io al mattino faccio la mia skincare. Le due creme che sto alternando sono una sempre appunto di Apsogos Cosmetics, che è sempre della stessa linea della mousse
ed è quindi la Bright Cream, quindi la crema illuminante. Sto adorando questa crema, mi sta piacendo tantissimo, la sto usando da una ventina di giorni e mi piace proprio tanto tanto tanto. A parte che mi piace il packaging tantissimo per il discorso igienico, perché ha la sua pompettina, non toccate la crema con le dita e quindi secondo me è già un aspetto super positivo. La confezione comunque di questi prodotti mi piace molto perché è essenziale, però è molto carina anche da tenere in bagno. Allora, questa crema appunto è della stessa linea, ovviamente è una crema idratante e illuminante, dà un'idratazione veramente intensa, ma quando dico intensa non intendo pesante, assolutamente. Io il primo giorno che ho applicato questa crema mi sono un po' spaventata perché ho detto, aiuto, è pesantissima, mi farà lucidare il trucco in 30 secondi, perché la sentite proprio ricca. È abbastanza fluida, però quando l'andate ad applicare la sentite proprio ricca. In realtà si assorbe in un attimo. Io mi sono truccata il primo giorno che l'ho provata e addirittura invece il trucco mi ha reso il triplo, cioè era molto più bello, ho steso il fondotinta in maniera molto più uniforme, quindi è un'ottima base trucco anche, è veramente idratante perché ho iniziato questa crema che ancora faceva freddino, non si erano ancora alzate le temperature. E mi dà un'idratazione costante per tutta la giornata, per la mia pelle perfetta, quindi secondo me è una crema comunque che va bene dalle pelli molto secche alle pelli miste. Ora, se avete proprio la pelle super grassa forse potrebbe essere un po' pesantina, però trovo che sia una crema abbastanza universale e soprattutto trovo che sia una crema che vada bene in tutte le stagioni. Adesso inizia a essere un po' più caldo, ovviamente questi giorni non fa freddo ma ed è molto umido anche, quindi la sto testando anche in queste condizioni climatiche e devo dire che si comporta benissimo. L'effetto luminosità è immediato, non vi riesco a dire che se ha avuto degli effetti eclatanti sulle mie macchie, perché comunque 20 giorni sono pochi per un test accurato, vi aggiornerò tra 2 mesi quando più o meno penso che avrò terminato la confezione. Però la texture di questa crema è veramente fantastica, è un piacere applicarla, l'effetto immediato è quello di luminosità, compattezza della pelle, ma proprio super tangibile, cioè sentite proprio la pelle elastica, rimpolpata e radiosa. Vi dico brevemente che cosa contiene, scusate se abbasso lo sguardo ma leggo un attimino la scheda tecnica per essere più precisa. Allora, contiene saccarosio di laurato, che scusate la mia ignoranza, non so cosa sia, ma sicuramente se andate a googlare troverete spiegazioni, ed estratto di pisello, che hanno quindi un'azione schiarente, inibiscono la maturazione dei melanosomi e quindi inibiscono la sintesi della melanina e del processo di pigmentazione. Poi contiene microlipidi di vitamina C, che hanno quindi un'azione assolutamente la vitamina C, antiossidante ed illuminante, cellule staminali vegetali di mela, che proteggono dai raggi UV e svolgono un'azione anti-age, acidi della frutta, quindi alfa idrossiacidi, che aiutano il turnover cellulare, olio di avocado che è molto nutriente, ed è vero, questa crema è veramente nutriente ma non pesante, burro di karité che io pensavo mi potesse occludere i pori perché comunque avendo una pelle a tendenza acneica il burro di karité di solito è pesante, invece è stata formulata secondo me in maniera molto equilibrata, non mi dà nessun problema, e poi filtri solari che aiutano appunto a proteggere dal sole e no, a non scurire ulteriormente le macchie che si hanno sul viso. Questi prodotti mi stanno quindi piacendo moltissimo, vi ripeto, vi ricordo che trovate tutte le info sul loro sito su cui potete direttamente acquistare online. L'altra crema idratante che sto utilizzando, in realtà devo dire la verità, da quando utilizzo questa crema l'ho un po' accantonata perché mi sta piacendo talmente questa che l'ho messa un po' da parte, ma mi stava piacendo tantissimo anche questa che vi sto per mostrare, ed è la crema alle vitamine di Mossa. Mossa è un brand eco bio che voi trovate nelle bioprofumerie, su vari siti eccetera, un brand, se non mi ricordo bene, lituano o lettone, comunque è sempre della casa cosmetica di Madara, è un pochino più economica però come linea. Allora, questo è il Vitamin Cocktail,
quindi è una crema da giorno energizzante e idratante. Contiene un pool di multivitamine e acido ialuronico. Anche questa crema mi stava piacendo tantissimo, l'ho utilizzata per circa un mese prima di passare all'altra, ma voglio assolutamente poi portarla a termine perché è più leggera di quella di Apsogos e quindi conto di usarla non appena finirò quella di Apsogos, quando inizierà a fare più caldo, perché è una crema anche questa molto illuminante. Idrata al giusto, forse quando la stavo utilizzando faceva un pochino troppo freddo, in certe giornate non era sufficiente, dovevo andare a integrare con degli olietti. Credo che per la primavera, inizio estate, sia una crema fantastica. Quindi anche questa mi sta piacendo tanto. Vi faccio vedere un prodotto bonus che non fa parte della skincare viso, ma che io comunque applico al mattino, quindi comunque fa parte della mia routine, ed è l'ultimo prodotto di Apsogos che mi è stato inviato, ed è un siero rimodellante e rassodante per il corpo. Fate conto che io sono già a metà di questo prodotto e ce l'ho in utilizzo da circa 2 settimane, un po' meno degli altri due perché stavo finendo un altro prodotto, ho aspettato prima di finire quello. E anche questo è stato amore a prima vista, a parte che ha un profumo che mi piace da impazzire. Ora ve lo descrivo. È delicatissimo, ma fresco, estivo, fruttato, ma fresco. Non è agrumato, c'è del fiore anche all'interno, ma è veramente buono, quindi è un piacere applicarlo. È un siero, è proprio un siero, ha la consistenza di un siero un pochino più lattiginoso. Non è proprio quindi una crema consistente, voi andate ad applicarla sulle zone che volete appunto rassodare e io ho notato una differenza abissale. La pelle, appena questo siero si assorbe velocemente, non dovete massaggiare granché, anche perché io vi ripeto che tutta questa routine io la faccio in 10 minuti netti. Entro in bagno alle 7 meno 20, alle 7 meno 10 sono fuori dal bagno e vado a fare la mia colazione. Quindi proprio questa è la tempistica di tutte le mattine quando mi alzo. Vi leggo anche di questo prodotto un po' le caratteristiche. Allora, contiene complesso marino di elettroliti, sali, saccaridi e peptidi. E quindi cosa fanno? Queste sostanze muovono l'acqua che viene trattenuta dalla cute in sostanza, detossinano, idratano, tonificano e ammorbidiscono la pelle. Poi microingredienti idratanti che quindi vanno oltre che vanno ad aiutare l'idratazione della pelle per quindi farla risultare più sana, vitamina E che quindi ha un effetto antiossidante. E la protegge dall'invecchiamento, a protegge la pelle dall'invecchiamento cutaneo e poi cristalli emulsionante a cristalli liquidi, che è una sostanza che ha delle caratteristiche simili a quelle dell'epidermide, quindi si integra nella barriera cutanea e va a rinforzarla. L'effetto rassodante è assolutamente visibile e tangibile. Io l'applico soprattutto sulle cosce e sui glutei. C'è da dire, devo essere onesta, che io sto seguendo da circa 7 settimane, quasi 2 mesi, il programma di Kyla Itzins, che è la Bikini Body Guide. Sto avendo degli ottimi risultati, sto facendo dei progressi visibili sul mio fisico, cerco di essere costante, sono molto costante, anzi, apro una parentesi, se vi interessa un video su questa tipologia di allenamento, fatemelo sapere che lo faccio molto volentieri, vi spiego come funziona perché su di me sta avendo veramente dei risultati fenomenali. Quindi l'attività fisica unita all'applicazione di questo prodotto mi stanno dando dei risultati di compattezza ed elasticità della pelle incredibili. Allora, altra premessa che faccio, io non soffro particolarmente, non ho tanta cellulite per fortuna. Da quando faccio questo allenamento praticamente mi è scomparsa anche quel poco di ritenzione idrica che avevo. Ho un pochino, giusto due piccoli cuscinetti sotto il gluteo all'inizio della coscia, nella parte posteriore della coscia, ma che sto cercando di eliminare anche quelli, ma quello è il fatto che io comunque non è che sto a dieta, cioè mangio normalmente e mi concedo anche qualche peccato di gola, quindi diciamo che se stessi un pochino più attenta riuscirei ad eliminare anche quelli. Però devo dire che da quando utilizzo questo prodotto la pelle è proprio soda, rassodata e è super compatta. Allora, vi ripeto, questi prodotti li trovate sul loro sito, potete acquistare online, il codice sconto è qua sotto. Hanno un prezzo abbastanza medio-alto, ma
sono assolutamente di qualità. Ve lo garantisco. Sapete benissimo che vi dico chiaramente quando i prodotti mi vengono inviati e dico chiaramente se una cosa non mi piace, non mi convince o c'è qualche lato negativo di qualche prodotto, lo dico tranquillamente senza problemi, anche perché non vengo pagata, mi vengono semplicemente inviati dei prodotti da testare e io richiedo assolutamente totale libertà di opinione alle aziende con cui collaboro. Per cui vi assicuro che questi prodotti ve li consiglio perché mi piacciono veramente. La mia skincare routine del mattino è terminata. Ci vediamo a breve con la seconda parte sulla skincare routine della sera. Mi raccomando, lasciatemi un commentino qui sotto come al solito se avete domande, se mi volete consigliare altri prodotti, se avete provato qualcosa che vi sta piacendo particolarmente. La skincare è il mio argomento preferito in assoluto, quindi sono curiosissima di vedere e di sapere cose. Mettete ovviamente un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video come al solito. Un bacione e a presto. Ciao!